Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. No a nuovi termovalorizzatori, no a nuove discariche, sì alla costruzione di una vera e propria industria dei rifiuti che sappia stare sul mercato. Questi i cardini del nuovo piano dei rifiuti in Toscana, che vuole cambiare la concezione tenuta fino ad ora attraverso un approccio basato sulla normativa dell'economia circolare già varata, che ha introdotto nello statuto il tema della sostenibilità. È un centro di eccellenza perché rappresenta uno strumento irrinunciabile nell'evoluzione che sta vivendo in questo momento lo studio del cervello. È un interesse straordinario che le neuroscienze hanno nei confronti della riabilitazione. La riabilitazione sarà inevitabilmente trascinata dall'evoluzione delle neuroscienze. Questo secolo ambisce, attraverso le neuroscienze, a ripercorrere le grandi scoperte del secolo breve. La riabilitazione rappresenta un modello straordinario per la ricerca in ambito neuroscientifico. È un punto di riferimento fondamentale, perché nel centro di Terranova Bracciolini noi abbiamo un momento di ricerca, un momento di sperimentazione, un momento di presa in cura accurata, strettamente integrato nei percorsi delle persone e in una fase particolare di fragilità della vita. Ci sono tanti progetti insieme a loro, progetti sul campo. Questi 2 anni di Covid ci hanno insegnato che la ricerca è fondamentale, soprattutto fatta sul campo. Il Covid ci ha insegnato a imparare sul campo e questo è quello che viene fatto al centro da sempre, con accuratezza, con attenzione non soltanto alla parte sperimentale e innovativa, ma soprattutto alla qualità della vita delle persone, perché non sempre l'innovazione tecnologica, l'innovazione professionale punta alla qualità. Questo è fondamentale. Lì si curano persone che hanno anche grandi miglioramenti, ma si curano persone che purtroppo per la loro situazione possono non avere enormi miglioramenti. In quel caso ciò che conta, ciò che la sperimentazione porta avanti e l'innovazione porta avanti è la loro qualità di vita. Come presidente del consiglio di amministrazione sono abituata a leggere numeri, quindi bilanci, risultati dei bilanci. Quando ho cominciato invece a aiutare a formulare il testo per il bilancio sociale, mi sono resa conto che non è un discorso solo amministrativo, né un discorso, ma è anche un discorso che riguarda come il paziente viene considerato all'interno del centro. E è il centro delle attenzioni per fare il più possibile, sì, da un punto di vista medico, ma anche da un punto di vista logistico, tanto che abbiamo fatto dei lavori per cui non è più il paziente che si sposta per andare a fare la riabilitazione, ma è il riabilitatore che entra in reparto e fa quello che deve fare. Il messaggio che noi vogliamo lanciare è che l'attività che viene svolta presso il centro è un'attività di tipo traslazionale, quindi essenzialmente orientata a produrre dei risultati che siano in grado poi di migliorare i percorsi di cura dei pazienti. Per questo motivo utilizziamo degli strumenti innovativi che sono finalizzati e ad individuare nuovi metodi diagnostici e a sviluppare nuovi training riabilitativi che siano specificamente indirizzati verso le difficoltà che un paziente può presentare in seguito ad una lesione cerebrale acquisita. Ci tengo a dire che la professionalità e la collaborazione è proprio il nucleo su cui si fonda la nostra attività e questo sempre con l'obiettivo di migliorare le prospettive terapeutiche dei nostri pazienti. E da questo punto di vista la ricerca costituisce un potente veicolo.
Secondo la classifica aggiornata dei livelli essenziali di assistenza, che tengono conto di diversi indicatori rappresentativi di altrettanti ambiti sanitari, la Toscana è la prima regione in Italia, nonché la seconda per aver ridotto meno le prestazioni ambulatoriali durante la pandemia nell'anno 2020. Lo riporta uno studio di Agenas, per la grande soddisfazione del presidente Eugenio Giani. È una grande soddisfazione perché viene pubblicata sui principali giornali quello che è lo schema con cui il Ministero valuta il livello di welfare state, di stato di assistenza della sanità, viene chiamato livelli essenziali di assistenza delle regioni italiane, e su questo, sulla base del punteggio, vengono erogati anche finanziamenti premiali da parte del governo e per noi naturalmente ossigeno. Ai primi tre posti, con 222 e 221, vi è Veneto, Toscana e Emilia-Romagna, e sono le tre regioni che quindi godranno anche di un livello, diciamo, di incentivo maggiore. Ci sono sei regioni a rischio e il resto appunto nel centro, ma ecco, questo ci conferma che la sanità pubblica della Toscana si configura fra le tre diciamo più importanti in Italia, e sono contento che questo avvenga con valutazioni che sono state fatte nel pieno del periodo Covid e nel post-Covid. Del resto noi lo vediamo, la Toscana è al secondo posto, la Fondazione Gimbe ne rende ragioni ogni giorno, per quello che riguarda l'espansione della vaccinazione di prima dose. Siamo oltre il 77% e appunto l'essere secondi ci configura una situazione anche di maggiore tranquillità verso ora l'apertura dell'anno scolastico. È il motivo, la vaccinazione, che ha portato ormai ad aver superato quella che viene definita la quarta onda del coronavirus, perché così come eravamo arrivati a 4.880 contagi in una settimana, la settimana prima di Ferragosto, ora sono 4 settimane di calo e siamo arrivati a meno di 3.000 nella settimana scorsa, probabilmente questa settimana andremo sui 2.200-2.300. Quindi una buona situazione nella gestione pandemica e nelle vaccinazioni, e una prospettiva con l'apertura dell'anno scolastico che io ritengo essere in grado di far fronte a tutto il lavoro che è stato fatto. È il punto di riferimento per le attività di riabilitazione funzionale in tutta la Toscana meridionale. In pochi anni, dal 1999, momento della fondazione, il Centro di Riabilitazione Toscana di Terranuova Bracciolini, una società per azioni a prevalente capitale pubblico, è diventato non solo parte integrante del sistema sanitario regionale, ma anche del sistema di ricerca nazionale del settore. Vediamo. È un centro di eccellenza perché rappresenta uno strumento irrinunciabile nell'evoluzione che sta vivendo in questo momento lo studio del cervello. È un interesse straordinario che le neuroscienze hanno nei confronti della riabilitazione. La riabilitazione sarà inevitabilmente trascinata dall'evoluzione delle neuroscienze. Questo secolo ambisce, attraverso le neuroscienze, a ripercorrere le grandi scoperte del secolo breve. La riabilitazione rappresenta un modello straordinario per la ricerca in ambito neuroscientifico. È un punto di riferimento fondamentale perché nel centro di Terranuova Bracciolini noi abbiamo un momento di ricerca, un momento di sperimentazione, un momento di presa in cura accurata, strettamente integrato nei percorsi delle persone e in una fase particolare di fragilità della vita. Ci sono tanti progetti insieme a loro, progetti sul campo. Questi 2 anni di Covid ci hanno insegnato che la ricerca è fondamentale, soprattutto fatta sul campo. Il Covid ci ha insegnato a imparare sul campo, e questo è quello che viene fatto al centro da sempre, con accuratezza, con attenzione non soltanto alla parte sperimentale e innovativa, ma soprattutto alla qualità della vita delle persone, perché non sempre l'innovazione tecnologica, l'innovazione professionale punta alla qualità. Questo è fondamentale.
Lì si curano persone che hanno anche grandi miglioramenti, ma si curano persone che purtroppo per la loro situazione possono non avere enormi miglioramenti. In quel caso ciò che conta e ciò che la sperimentazione porta avanti e l'innovazione porta avanti è la loro qualità di vita. Come presidente del consiglio di amministrazione sono abituata a leggere numeri, quindi bilanci, risultati dei bilanci. Quando ho cominciato invece a aiutare a formulare il testo per il bilancio sociale, mi sono resa conto che non è un discorso solo amministrativo, né un discorso, ma è anche un discorso che riguarda come il paziente viene considerato all'interno del centro. E è il centro delle attenzioni per fare il più possibile, sì, da un punto di vista medico, ma anche da un punto di vista logistico. Tanto che abbiamo fatto dei lavori per cui non è più il paziente che si sposta per andare a fare la riabilitazione, ma è il riabilitatore che entra in reparto e fa quello che deve fare. Il messaggio che noi vogliamo lanciare è che l'attività che viene svolta presso il centro è un'attività di tipo traslazionale, quindi essenzialmente orientata a produrre dei risultati che siano in grado poi di migliorare i percorsi di cura dei pazienti. Per questo motivo utilizziamo degli strumenti innovativi che sono finalizzati e ad individuare nuovi metodi diagnostici e a sviluppare nuovi training riabilitativi che siano specificamente indirizzati verso le difficoltà che un paziente può presentare in seguito ad una lesione cerebrale acquisita. Ci tengo a dire che la professionalità e la collaborazione è proprio il nucleo su cui si fonda la nostra attività e questo sempre con l'obiettivo di migliorare le prospettive terapeutiche dei nostri pazienti. E da questo punto di vista la ricerca costituisce un potente veicolo